Ciao amici, oggi voglio provare a rispondere ad una domanda che credo possa sembrare legittima a chi mi segue da molto tempo. Ma Giugissima è ancora produttiva come una volta oppure si è lasciata un po' andare? Com'è che adesso si rilassa, viaggia e non passa più tutte le giornate macinando studio e lavoro? In realtà queste domande non mi sono state poste da nessuno, nella vita reale o in rete. Sono domande che mi sono in un certo senso posta da sola, ci ho riflettuto e ho deciso di condividere le mie riflessioni qui su questo canale. Se vi ricordate, i video che pubblicavo l'anno scorso erano principalmente vlog in cui mi vedevate studiare, passare tutte le mie giornate sui libri, escludere quasi tutto il resto dalla mia vita e quindi non fare di fatto molto altro. E in realtà ancora adesso trascorro molte giornate così, più che altro per via del fatto che lavorando in ambito legale ho molto lavoro, spesso devo concentrarmi e portare a termine il lavoro per scadenze imposte dall'esterno e devo studiare molto, sia perché voglio imparare nuove lingue, imparare molte cose, ma anche per tenermi aggiornata. E talvolta vloggo ancora queste giornate e ve le mostro qui su YouTube. Ma negli ultimi mesi, soprattutto nel corso dell'estate, avete visto anche altri contenuti sul mio canale, contenuti di viaggio, di esperienze diverse rispetto allo studio, tempo passato nella natura, tempo passato a rilassarmi. L'atmosfera dei miei video è passata da quella di una rigida routine di studio, in cui tagliavo fuori quasi tutto quello che non era indispensabile allo studio, a quella di un'esistenza più rilassata, che include molte altre cose rispetto allo studio. E quindi Giugissima non è più produttiva? In realtà io mi sento più produttiva che mai e soprattutto più felice che mai. E nonostante io sia molto più rilassata e dedichi molto tempo ad altre cose, porto a termine molte più attività di quelle che portavo a termine prima, quando dedicavo anima e corpo e tutto il mio tempo solo allo studio e al lavoro. È proprio nell'ambito dello studio del lavoro che riesco a fare di più, perché mi sento più rilassata, mi sento meglio con me stessa e non spreco tempo a riflettere sulle mie ansie perché non ho più ansie. Questo cambiamento nel mio modo di vivere e anche il cambiamento che ho portato sul canale, che riflette il cambiamento nel mio modo di vivere, mi ha consentito di superare lo stress e di lasciar perdere tutte quelle angosce, quelle ansie che invece mi assalivano qualche volta. Vi posso spiegare come e perché dandovi una breve definizione di produttività. Tradizionalmente la produttività indica quanto lavoro possiamo portare a compimento in un determinato intervallo di tempo, quindi più lavoro in meno tempo uguale più produttività. Ma la produttività deve anche riferirsi alle cose giuste e, nel caso di individui, non di aziende, alle cose che sono importanti per la nostra vita, che hanno un significato per noi. Quindi, per essere produttivi, dobbiamo in primo luogo essere in grado di delineare quali sono le nostre priorità. E la mia priorità è quella di costruirmi una vita felice tanto nel futuro quanto nel presente. Per me è importante apprezzare quello che faccio nel momento presente e sentirmi bene mentre lo faccio. Ed è proprio per questo che cerco di bilanciare lavoro, studio, svago, relax, avventure, sport nella mia vita. Perché è solo grazie a questo equilibrio che riesco ad apprezzare ciascuna di queste attività proprio nel profondo, nel momento in cui la svolgo. Non credete che io mi rilassi sempre e che i risultati vengano da soli, non credete che il lavoro mi sia piovuto dal cielo. Io dedico e ho sempre dedicato ogni giorno molte ore al lavoro, allo studio, alla crescita personale e al perseguimento dei miei obiettivi. Per il futuro. Lavoro sodo e studio con impegno perché credo in quello che faccio, apprezzo il miglioramento, apprezzo il fatto e sono grata del fatto di avere la possibilità di fare questo percorso di miglioramento, di studiare, di lavorare, di crescere. Mi piace imparare, mi piace scoprire cose nuove, mi piace sapere e so che per farlo occorrono tempo, energia ed impegno. Ed è qui che entrano in gioco le tecniche di studio, di apprendimento, la sveglia presto, la morning routine, l'active recall e tutte queste cose perché mi permettono di realizzare i miei obiettivi. Queste tecniche di cui vi parlo nei Vessay del giovedì mi permettono di apprezzare di più quello che faccio, mi permettono di completare le mie attività, di portarle a termine nel minor tempo possibile in modo da avere tempo per molte altre cose. E allo stesso tempo, utilizzando queste tecniche, mi sento più produttiva e apprezzo ancora di più quello che faccio, mi sento più motivata perché vedo che ho successo in quello che faccio. E il tempo che libero grazie la mia produttività non lo dedico ad ulteriore lavoro, ma lo dedico allo sport, ai miei hobby, ai progetti personali, alla vita sociale, alla natura, a leggere e a esplorare posti nuovi in cui mi trovo. Cerco sempre di gioire del contesto in cui mi trovo, che sia l'ufficio, l'appartamento di Copenaghen, il mare, ed è apprezzando il contesto che mi immergo con ancor più piacere nel lavoro. In questo modo riesco a raggiungere un buon equilibrio nella mia vita quotidiana e a sentirmi felice nel quotidiano, senza dover aspettare il futuro. Il mio segreto è proprio quello
di bilanciare la mia vita e di saper gioire di quello che faccio nel momento presente, senza, come ho detto tante volte, ipotecare il presente in vista di un futuro incerto. Certo, lavoro sodo e mi impegno, dedico tempo ed energia ai miei progetti futuri, ma non mi dimentico mai di vivere nel presente, perché il presente è l'unico momento certo che ho e nel quale posso gioire. Non so se potrò gioire nel futuro. Credo che valga la pena impegnarsi per il futuro, ma è anche necessario mantenere il focus sul presente. Ed è proprio focalizzandomi sul presente che mi libero da ansie, da stress, da paure, da angosce, perché gioisco semplicemente di quello che faccio. Per riassumere, quindi, ho smesso di esaurire le mie energie su obiettivi futuri, ho iniziato a metterne un po' da parte da utilizzare nel presente, dedicare tempo a me stessa, dedicare tempo alle altre persone e gioire di quello che faccio. In questo senso ho trovato davvero il mio equilibrio e mi sento molto produttiva perché investo il mio tempo e le energie nelle cose che contano davvero per me. In questo senso produco qualcosa di rilevante per la mia vita, produco felicità. Non sempre riesco a rimanere in questa posizione di equilibrio, a volte cado un po' da una parte o dall'altra, a volte vengo risucchiata nelle cose da fare e magari limito il tempo dedicato a me stessa e ne risento immediatamente. Si tratta sempre di un percorso di crescita personale, si tratta di imparare nuove cose riguardo a se stessi, si tratta di crescere e io spero di poter continuare a condividere la mia crescita, ce n'è ancora di strada da fare su questo canale ed avere un parere da parte vostra, ascoltare, leggere qual è la vostra esperienza. Questa sono io ed è esattamente così che voglio apparire su questo canale, senza forzature. Voglio che questo canale sia il più trasparente possibile, che vi dia certo consigli di crescita personale tratti da libri oppure da podcast, da tutte le cose, tutte le risorse dalle quali attingo. Ma voglio soprattutto che questo canale sia un luogo di condivisione dell'esperienza di chi prova a mettere in pratica questi consigli, talvolta ci riesce e talvolta no. In questo caso sono io. Mi è servito molto tempo e mi ci sono voluti molti sbagli per arrivare a questa consapevolezza. Ho avuto lunghi periodi in cui studiavo soltanto, non facevo quasi nient'altro ed è ripensando a questi periodi che voglio darvi alcuni consigli, perché credo che anche da questi periodi un po' negativi si possa imparare qualcosa. Si può imparare che la produttività può essere tossica, cioè voler essere troppo produttivi significa utilizzare troppo tempo sugli obiettivi futuri e non dedicarsi al presente, quindi non fare un buon investimento delle proprie energie e di fatto sembra assurdo diventare improduttivi. Queste cose bisogna anche provarle un po' sulla propria pelle, non possiamo pensare di imitare qualcuno da un giorno all'altro, non possiamo pensare che un libro di crescita personale ci cambi la vita da un giorno all'altro, dobbiamo sempre basare il nostro percorso sulla nostra esperienza e vedere quello che funziona per noi. Come ho detto altre volte, la crescita personale è molto soggettiva. Io condivido il mio percorso su questo canale sperando di poter aiutare altre persone ad accettarsi e a capire che la vita è sì lottare, impegnarsi per il futuro, ma è anche e soprattutto gioire del momento presente. La mia speranza è quella che questo canale vi offra un sostegno nel vostro viaggio di crescita personale e un rifugio nei momenti in cui vi sentite di non essere abbastanza oppure di non fare abbastanza, di non essere abbastanza produttivi. Quindi, come avete visto nei mesi passati e come vedrete ancora di più in futuro, i miei contenuti cercano di esprimere queste good vibes, questa buona, serena atmosfera di vita che vi possa sostenere e aiutare quando sentite di non riuscire a sintonizzarvi sulla lunghezza d'onda della vostra felicità. Ci saranno ancora moltissimi video su crescita personale, produttività, studio, apprendimento, perché questi sono argomenti che mi stanno molto a cuore, sono molto appassionata di studio, in questo periodo sto studiando cose nuove, ve ne parlerò nei prossimi video, ma il tutto in un'atmosfera serena di viaggi, di esperienze e di equilibrio. Seguitemi su Instagram per vedere cosa faccio in tempo reale e iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di quello che ho detto in questo video e magari per condividere la vostra esperienza personale. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.